Fredda Scuola, compila il nostro questionario e segnalaci il tuo problema. Questa è l'iniziativa lanciata dalla rete degli studenti medi. Un problema, quello delle aule fredde, che ha visto attivarsi l'associazione degli studenti su tutto il territorio nazionale per cercare di assicurare la temperatura minima nelle strutture scolastiche di 18 gradi, previsti tra l'altro dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 412 del 1993. A mantenere in gestione e ad occuparsi del potenziamento delle strutture scolastiche di secondo grado sono ancora le ex province, in questo momento prive delle risorse economiche per risolvere direttamente il problema, che in questo momento in città è stato superato ma che potrebbe ripresentarsi. Da qui la decisione di aprire il forum di segnalazione. All'inizio dell'anno scolastico sembrava si trattasse di un caso emarginato, un caso che aspettasse soltanto, diciamo, alla provincia di Caltanissetta. A partire dal nuovo anno questo problema si è riscontrato anche in altre province, fra cui quella del Palermitano, del Siracusano. Niente, sostanzialmente sì, il problema fondamentale è stato dato da un po' questo conflitto di interessi fra quello che è chiarito nella Carta Costituzionale a proposito della natura delle province e quello che invece riguarda gli ultimi provvedimenti che sono stati presi a proposito dei liberi consorzi comunali. Sostanzialmente la mancanza di fondi di queste istituzioni provinciali ha portato a una mancanza nell'accensione dei riscaldamenti, che è un problema molto sentito ai ragazzi per diciamo quella che è la natura dei servizi e anche il benessere in un ambiente in cui si deve ricevere un'istruzione. Noi abbiamo come rete gli studenti Caltanissetta, insieme ai rappresentanti istituto delle varie scuole, ci siamo mobilitati sinergicamente e abbiamo dato vita a questa manifestazione che ci ha portato poi in realtà a avere un dialogo con la provincia e chiedere maggiori spiegazioni. Diciamo che il punto di arrivo è stato il fatto che purtroppo comunque come via di mezzo le scuole nel frattempo erano legittimate a poter stanziare dei fondi privatamente per una ditta che accendesse in proprio i riscaldamenti.